Sta per andare in onda Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Gentili ascoltatori di Radio Science TV, buonasera. Benvenuti al nostro approfondimento Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Sono le 19.02, siamo in diretta, ai microfoni collegato da Pianeta Oggi TV, testata giornalistica pianetaoggitv.net, Massimo Bonella. In regia centrale abbiamo Rosario Moreno, infatti stasera è di turno Rosario, diciamo che ha dovuto intervenire urgentemente per un problema su Modena, perché ecco, abbiamo notizie di un forte maltempo. C'è infatti in atto un fortissimo temporale che addirittura ha creato un blackout alla regia di Modena. Dunque vedremo magari a fine di trasmissione di capire se ci sono anche problemi poi per la popolazione, per la viabilità, eccetera, perché sembra che ci sia questo in atto, questo fortunale molto molto forte. Allora andiamo con delle notizie che mi sono giunte da poco in studio. Praticamente ha degli incredibile, prendo spunto dal televideo Rai, dove praticamente prima c'è stata questa notizia di un autobus in fiamme questa mattina al centro di Roma, in via del Tritone. Subito sono scattate le misure di sicurezza, sul posto si è recato anche il ministro Minniti. Ecco, vedo sempre qui della notizia dunque che il mezzo dell'ATAC ha preso fuoco e le fiamme lo hanno completamente avvolto, provocando una nube di fumo. Illesi per fortuna i passeggeri, fatti subito scendere. Dunque, i vigili del fuoco sono intervenuti con almeno 3 squadre. Sono state udite 3 esplosioni in sequenza. Danneggiato un palazzo nelle vicinanze, è stata evacuata la Rinascente. La sindaca Raggi dice: il parco mezzi ATAC è estremamente vecchio, l'autobus andato a fuoco aveva 15 anni, abbiamo stanziato 167 milioni di euro per acquistare 600 bus. Ecco, se qui si dice che per un bus che già 15 anni è vecchio, allora non so, quelli di Mestre ad esempio, che molto spesso mi capita a me di prenderli su Mestre Venezia, autobus che so sono in appalto, che sono addirittura fino a all'anno scorso c'erano addirittura gli Imbus, che vuol dire risalire a metà anni 80. Allora non so, questi come sono, ma non si capisce bene. Certo, se ci fossero più controlli a queste aziende, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, come ad esempio i copertoni, i battistrada, vedere in che stato sono, sarebbe molto interessante. Detto questo, c'è un'altra notizia che ci è arrivata diciamo successivamente. Ho detto che è dell'incredibile, di un altro autobus in linea, scusate, di un altro autobus di linea che è andato a fuoco sempre a Roma. Dunque, dopo l'incidente in via del Tritone, le fiamme hanno avvolto un bus a Castel Porziano. I vigili del fuoco di Ostia sono intervenuti con 2 automezzi. Anche qui per fortuna non ci sono feriti. Ascoltavo prima per radio che sembra che sull'incidente quello di stamattina ci fosse stato un ferito lieve, ma senza conseguenze, credo, perché vicino c'era un negozio e una non so se la commessa del negozio nel uscire si è un attimino, ecco, ha avuto dei problemi, insomma, ma niente di grave, non c'è nessun problema. Lo ripetiamo, una giornata un po', diciamo così, sfortunata per l'ATAC di Roma. Ricordo quindi che c'è stato allora un secondo autobus in fiamme. Non so ora se questo è una versione urbana o è
extraurbana, sta di fatto, insomma, due autobus sono andati a fuoco in Roma. 19.06 è tutto per quanto riguarda le notizie. Io darei subito la linea a Valviano Appi, che so che ha un ospite molto interessante per l'approfondimento qui a Radio Science, la Pianeta Oggi 20 nel Mondo. Poi noi ci ritroviamo al termine anche per sapere qualche notizia su questo, su questa forte ondata di maltempo che sta colpendo la città di Modena. Ecco, ricordiamo che addirittura anche la nostra regia lì è ferma. Allora, Alviano, a te la linea, a dopo. Grazie Massimo, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Non un ospite, ma due. Questa sera, Massimo, facciamo la trasmissione con i nostri, diciamo, esperti di ambiente, con Gian Pietro Mondin, laureato in scienze forestali, e Paola Restiglian, laureata in giurisprudenza. Intanto grazie per essere intervenuti, ragazzi. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora, con Gian Pietro e Paola riprendiamo un poco un cammino di analisi della drammatica situazione ambientale del nostro pianeta. Nelle trasmissioni precedenti avevamo potuto analizzare le problematiche riguardanti in particolare i forti processi di desertificazione in atto, e avevamo fatto un po' una disanima delle cause legate soprattutto alle coltivazioni intensive, all'uso della chimica, allo sfruttamento indiscriminato del territorio, fatto da parte praticamente di un modello di agricoltura occidentale, neoliberale, volta soprattutto, se non solo, al profitto. Ed è stato interessante al contempo vedere, mi è piaciuto molto questa cosa che avete fatto, il sottolineare come d'altro canto l'attività di alcuni singoli uomini legati a modalità di coltivazioni tradizionali, persone capaci di osservare molto più che di sfruttare l'ambiente naturale, sia stato possibile, grazie all'azione di queste persone, ripristinare un ecosistema già estremamente danneggiato. E oggi diciamo che nell'ottica di approfondire la conoscenza di persone che hanno un legame con la terra, questa sera proviamo a parlare di un popolo che ha un legame particolare con la sua terra, sa leggere, sa interpretare la natura, e io vorrei aggiungere anche una parola: la ama, e quindi la difende da quelli di cui sopra, da quel sfruttamento indiscriminato del territorio di cui purtroppo noi occidentali siamo in maggior ragione responsabili. Allora, io ringraziandovi di nuovo della vostra presenza, partirei con te Gian Pietro per parlare, perché so che tu ci vuoi parlare, del popolo Mapuche. Chi sono, sì. Dove vivono? Sì. Sì, che sfide affrontano oggi queste persone? A te la parola. Sì, grazie, un saluto a tutti. Sì, hai introdotto perfettamente. Di parlare di Mapuche nasce dalla azione che hai portato poi, cioè, i nostri amici fraterni dell'America, del Cile e dell'Argentina, Antimafia 2000 e Our Voice, hanno deciso di farsi carico della e partecipano attivamente alle... Scusa Gian Pietro, non so sì. Se la regia sente bene, perché io ho un po' un ritorno, è un problema solo mio? No, Alviano, ci sono problemi anche qui, si sente molto male. Allora, che sia...
ho un po' un ritorno della voce, mentre prima sentivo molto bene Massimo, adesso faccio fatica a sentire te, sento la voce che va e che viene. Ah, ho capito. Ma devo disattivare qualcosa qui, non so, il microfono del Skype, questo qui, che forse... Dimmi voi. Ah, ho capito. Vabbè, cosa faccio? Continuo? No, no, continua pure allora, continua Sì. pure, vai pure avanti. Vi dicevo che abbiamo degli amici dell'Argentina e del Cile che raggruppati in due associazioni, Mafia 2000 e Our Voice, che hanno deciso di affiancare i Mapuche in queste loro rivendicazioni. Io ho scritto uno scritto Mapuche che sintetizza la loro filosofia. La madre terra deve essere difesa dai figli. Noi siamo figli della terra. E hanno compreso i nostri antenati, perché tutto è fatto della stessa materia. Le montagne, i fiumi, le stelle, le persone, le pietre e lo spirito. Ecco, questa ve l'ho proposta perché prima Mapuche l'uomo non è al centro del mondo, l'uomo fa parte del mondo e il suo compito è conoscere e rispettare gli equilibri del mondo, perché solo rispettando e lavorando Scusate un per attimo, questi... scusami Gian Pietro, scusami, sono Massimo Bonella. Siccome la recensione è pessima, cioè l'ascoltatore da casa non riesce a percepire nulla praticamente, non è comprensibile, allora io proporrei di fare così. Mentre la regia si fa dare via Skype un recapito telefonico dove sei tu adesso, io do degli aggiornamenti importanti per quanto riguarda il maltempo su Modena, Bologna e anche in provincia di Padova, perché c'è una situazione molto seria, più di quello che pensavo. Dunque, allora chiedo un attimo lumi alla regia, a Rosario, se appunto posso io andare avanti, tu nel frattempo ti fai dare, ecco, questo dato tecnico per poter poi ripristinare il tutto via telefono. Benissimo. Benissimo. Allora, visto che la cosa c'è la notizia qui che sta andando, diciamo che è in evoluzione. Nel frattempo io prendo un po' di tempo, ora sono le 19:15, questa è Radio Science TV, state ascoltando il programma di approfondimento giornalistico Pianeta Oggi 20 nel mondo. Chi vi parla è Massimo Bonella, direttore di pianetaoggitv.net da Venezia, collegato in diretta con RST Radio Science TV. Stiamo per risolvere un piccolo problema tecnico, perché il segnale di Skype, malgrado sia solo audio, purtroppo non arriva molto bene. Ecco, siamo nel terzo millennio e ancora ci sono di questi problemi. Quindi, vabbè, allora vi dicevo che c'è stato un forte maltempo in Modena, che anche la nostra regia è saltata. Ora ci sono i tecnici che stanno cercando di sistemare il tutto, però non vedo notizie purtroppo più aggiornate di quelle che vi ho dato io fino adesso. Pensavo qua ci fosse un qualcosa, invece non si riesce a capire bene. Non si riesce a capire bene. Sta di fatto che vi posso comunque dare una notizia di questo, in questo
di questo tipo che sempre in questa zona il 30 di aprile sono stati quattro tornadi che hanno interessato il modenese, bolognese e anche il bolognese. E dunque notizie che non si sentono nei media nazionali, non riusciamo a venire a conoscere, non si capisce perché non si dà un eco nazionale a notizie del genere. Le veniamo a sapere solo perché andiamo a consultare, come sto facendo adesso in diretta qui insieme a voi, alcune testate locali. Vabbè, vediamo a fine trasmissione di capire un po' meglio questa situazione. Nel frattempo, anzi, appena ecco, vediamo che ho un avviso, vediamo se. Allora, intanto che siccome vedo che va un po' per le lunghe, allora io andrei avanti con la rassegna stampa della nostra testata. Naturalmente, Rosario, appena hai terminato. Ah, perfetto. Allora, appena è pronto, mi interrompi. Io intanto vado con la rassegna stampa. Dunque, in home page di pianetaoggitv.net trovate innanzitutto RST Spazio 7, cioè Radio Sirius TV Spazio 7, rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. In studio Radio Sirius Rosario Moreno, che anche oltre che regista, anche il titolare, l'editore di RST. Puoi seguire Pianetaoggi Report, il nostro settimanale che va in onda anche sul terrestre, sul nostro circuito terrestre, dal titolo Notturni di notte e di parole, intervista al pianista Gabriele Civello e poi al termine l'intervista ad Enrico Giorgiuti del Cenacolo di Mestre Venezia. Sì? Prego. Sì. Ottimo, allora, ottimo, la linea allora a. Perfetto, allora io posso dare la linea ad Alviano. Benissimo, allora Speriamo di lui. Va bene. Gianpiero, mi senti? Sì, io ti sento, e tu? Bene, bene, adesso ti sento bene. Allora io ripartirei proprio da qui. Io ti avevo passato la parola chiedendoti delucidazioni su questo popolo sudamericano, i Mapuche, di cui parleremo questa sera, e quindi tu riparti pure con quanto stavi dicendo. Sì, allora dicevo appunto che i Mapuche sono interessanti, abbiamo deciso di parlare dei Mapuche sia per le motivazioni che hai portato tu, in quanto è un popolo che è molto attento alle tematiche ambientali, proprio perché hanno un legame con la Terra e col pianeta, in quanto considerano l'uomo non al centro dell'universo, ma che fa parte dell'universo, e il suo compito è quello di conoscere gli equilibri naturali e difenderli, proteggerli. E dopo, per poter capire un po' questo popolo, io farei anche una breve introduzione storica, giusto per far presente alcuni aspetti che sono davvero interessanti di questo popolo. Assolutamente sì, benissimo. Dopo, io adesso non so se prima si è sentito, il secondo motivo per cui ci piace parlare dei Mapuche è perché dei nostri amici fraterni dell'Argentina e del Cile, raggruppati in due associazioni, Antimafia 2000 e Our Voice, hanno deciso di affiancare i Mapuche nelle loro rivendicazioni e nelle loro lotte ambientali. E quindi io comincerei col dire che i Mapuche occupavano la parte sud, centro-sud del Sud America, Argentina e Cile sostanzialmente, quando arrivarono i conquistadores. Tenete presente che i conquistadores, Cortés con gli Aztechi e Pizarro con gli Incas, nel giro di 3 anni distrussero l'impero azteco e anche l'impero degli Incas, ed erano imperi, veri e propri imperi, cioè avevano un'organizzazione militare, Sociale, militare, sì. avevano strade, avevano città, cioè erano
se li confrontiamo con quelli che erano i Mapuche, i Mapuche noi con il nostro parametro di giudizio li definiremo dei selvaggi, mentre gli Aztechi e gli Incas avevano un'organizzazione sociale, avevano quello che noi riteniamo civiltà. Però sia gli Aztechi che gli Incas in 3 anni furono distrutti dai conquistadores. I Mapuche hanno resistito 300 anni contro i conquistadores e alla fine hanno dovuto venire a patti i conquistadores con i Mapuche perché non riuscivano a sconfiggerli. E questo mi ha lasciato veramente di sasso. Ma com'è possibile che questo popolo, diciamo tra virgolette, di selvaggi siano riusciti a tenere a testa a un esercito che aveva distrutto tranquillamente in soli 3 anni sia gli Aztechi che gli Incas? E qui i motivi ci sono, e sono motivi molto molto particolari, molto significativi. Allora, l'organizzazione sociale sia Azteca che Incas era verticistica, cioè c'era l'imperatore, c'era l'oligarchia, c'era un'aristocrazia, per cui quando i nostri occidentali, i conquistadores, gli spagnoli colpirono a morte l'aristocrazia o l'imperatore, tutto è crollato. Non è rimasto, non c'era un atteggiamento, un approccio servile della popolazione nei confronti di queste dei vertici che li dominavano. Per cui fu un fuggi generale, fatti fuori la testa dell'impero. Invece i Mapuche avevano un'organizzazione molto particolare, erano tante piccole comunità che a volte si facevano anche la guerra fra di loro, ma quando arrivava uno straniero armato avevano una capacità di organizzarsi tutti insieme e di affrontare il nemico che era unica. Inoltre, a differenza delle altre due popolazioni, delle altre due regni, non c'era la schiavitù presso i Mapuche. La proprietà privata non esisteva, la proprietà era collettiva ed avevano un fortissimo senso di appartenenza al popolo e al territorio, per cui anche se veniva ucciso il capo in battaglia, non è che gli altri scappassero. Sì, certo, c'erano le altre famiglie dove c'erano gli altri, sì, ogni famiglia esprimeva comunque una figura di riferimento, ma erano moltissimi. Sì, difatti all'epoca quando arrivarono i conquistadores erano 2,5 milioni, adesso sono 1,5 milioni, questo la dice lunga su come sono stati trattati in seguito. Però un altro aspetto interessante dei Mapuche, ed è il secondo aspetto secondo me che ha favorito questa loro resistenza incredibile, ripeto 300 anni, è stata la capacità unica in questo di assimilare le tecniche di guerra del nemico. Loro, pensa, già nel 1500 riuscivano ad utilizzare l'artiglieria che portavano via gli spagnoli. E questo non è poco. Inoltre, quando gli spagnoli arrivarono in Sud America, in Centro America, molti anche guerrieri aztechi e incas erano spaventati dai cavalli. I Mapuche non si spaventarono per niente, anzi, appena poterono, allevarono anche loro cavalli. Per cui a un certo punto i conquistadores si trovarono di fronte a una cavalleria e una fanteria armata di tutto punto, anche con le armi che usavano e che loro riuscivano a portare via ai conquistadores. Per cui una capacità di adattarsi al nemico non da poco. Dopo loro avevano una tecnica di guerriglia, gli agguati, che era particolarmente vincente contro i conquistadores. Va bene, detto questo, ti dirò che da quando arrivarono i conquistadores fino al 1800 ci furono parecchie guerre, parecchie battaglie Mapuche contro i conquistadores, ma il territorio Mapuche alla fine, tranne la parte cilena, del Cile del Nord, rimase integro.
periodicamente le guerre venivano scatenate sempre dai conquistadores, perché o entravano nei territori mapuche per razziare persone, per ridurle in schiavitù, o perché speravano di allargare il proprio territorio, e di conseguenza la reazione mapuche era sempre molto pesante e pronta, e rimandavano gli spagnoli al di là di quello che era il confine stabilito. Poi c'erano anche i cosiddetti parlamentos, quando gli spagnoli vedevano che non c'era niente da fare, facevano dei trattati di pace, e si alternavano a periodi di pace e periodi di guerra. Tutto sommato in Argentina andava già un po' meglio, perché non ci furono così tanti conflitti come in Cile. Tanto è vero che quando agli inizi del 1800 gli inglesi occuparono Buenos Aires, addirittura i capi i Mapuche offrirono i propri eserciti agli spagnoli per combattere insieme i nuovi invasori. Sì, perché si vede che avevano l'occhio lungo, capivano che con gli inglesi era peggio che con gli spagnoli. Però pensa, gli spagnoli si rifiutarono di avere questo appoggio. Comunque alla fine, quando arriva con l'inizio, con il 1800, cominciano le prime guerre di indipendenza degli stati sudamericani, e di fatto le cose da quel momento cominciano a cambiare in peggio per i Mapuche. Volevo solo accennare un attimo a come era organizzata la comunità, giusto per… Sì, prego. Presente. Allora, loro sono organizzati con un lonco, si chiama lonco, è la guida anche spirituale della comunità. Poi c'è un machi, anzi sarebbe più corretto dire una machi, perché è spesso la sciamana della comunità, una donna, e poi ci sono tutti gli altri. E pensa che nelle assemblee collettive, tutti hanno il diritto di parola e tutti hanno il diritto di voto. Non c'è differenza tra il capo, tra l'onco, tra la maci. E quando vengono prese le decisioni, vengono prese per votazione. Per cui avevano un approccio di democrazia diretta, non da poco, e secondo me è anche questo che ha dato la forza a questi popoli. Da quello che succede con la fine dell'impero spagnolo in Sud America e con la nascita dei nuovi stati, io lascerei la parola alla Paola. Sì, io alla Paola prima accennavi al fatto che c'erano delle guerre, ma ad un certo punto si faceva anche la pace, dopo si riprendeva la guerra. Quindi la Paola, che poi ha fatto giurisprudenza, magari ci può parlare un poco di come avvenivano questi incontri, scontri tra i conquistadori spagnoli e questi popoli millenari nella terra del Sud America. A te, Paola. Sì. Grazie intanto. Devo dire che, appunto, approfondendo un po' la questione della cultura del Mapuche, mi sono chiesta quali siano gli strumenti giuridici comunque a tutela della loro cultura, della loro civiltà. E devo dire che nel corso della storia si sono susseguiti parecchi trattati, accordi anche a livello internazionale, che i Mapuche possono comunque far valere come a tutela dei loro diritti. Il più importante, in termini di andando un po' indietro nel tempo, nel 1641, con il Trattato di Quilín, gli spagnoli hanno riconosciuto comunque l'indipendenza del territorio Mapuche e hanno riconosciuto il fiume Biobío come la frontiera e quindi anche come, diciamo, limite massimo oltre il quale il popolo Mapuche non poteva, diciamo, andare. E diciamo che era quella che in America si sarebbe detto una riserva. Da quel limite in poi, questo vuol dire, quella era la riserva Mapuche. Eh sì.
a questo trattato, che è comunque molto importante e su cui si basa ancora adesso la rivolta, diciamo, dei Mapuche, comunque lo prendono come punto di riferimento nelle lotte di attivismo e da parte dei Mapuche, hanno seguito altri trattati di pace. E tra il 1600 e il 1800 ce ne sono stati parecchi, sono stati ratificati più di 28 accordi, compresi accordi di tipo commerciale, quindi comunque i Mapuche dimostrano di essere un popolo che sa, che conosce bene la propria storia, i propri diritti e anche il modo per far valere i propri diritti. E diciamo appunto che, come accennava Gian Pietro, a metà del XIX secolo hanno cominciato ad esserci problemi molto più seri per i Mapuche, e a seguito quindi dell'indipendenza del Cile dalla Spagna e sia della costituzione dello Stato argentino, che stanno creando tutt'oggi tantissimi problemi. E quindi cosa è successo? A metà del XIX secolo, quelli che sono i padri fondatori delle nuove nazioni, quindi Cile e Argentina, hanno cominciato a considerare nullo il Trattato di Chile innanzitutto, e anche tutti gli altri 28 trattati che si erano succeduti nel tempo tra il 1600 e il 1800. Questo allo scopo di allargare ancora di più le frontiere. E quindi hanno cominciato ad adottare dei piani di vendita all'asta delle terre e di costruzione purtroppo di ferrovie e altre infrastrutture che hanno cominciato ad invadere il territorio Mapuche. E che reazione? Sì. No, prego, prego. Sì. No, ci tenevo a dire che nel 1881 i Mapuche erano consapevoli, diciamo, del pericolo che stavano correndo e hanno iniziato a difendersi, quindi a intraprendere una vera e propria guerra di liberazione nazionale contro il Cile. Però purtroppo sono morte tantissime persone, tantissimi Mapuche, più o meno 100.000. E quando è stata fondata Villa Rica, praticamente non si può più parlare di vita Mapuche indipendente. Le città hanno cominciato a scomparire e sono state considerate vere e proprie colonie. Quindi gli indigeni racchiusi, come dicevi tu prima, nelle riserve a tutti gli effetti. E, quello che poi mi interessava approfondire era, dal punto di vista del diritto internazionale, capire come... diciamo si sono mossi e se si sono mossi gli altri stati nei loro confronti, o comunque se i Mapuche in qualche modo sono riusciti a far valere la propria voce a livello internazionale. E già dal 1971 una dichiarazione di Barbados, che è molto importante perché ha riunito parecchi antropologi, e hanno, diciamo, è stato introdotto per la prima volta la concezione dell'indianismo come politica di tutela degli indigeni. È un'ideologia che sta alla base di ogni movimento di lotta, di attivismo dei Mapuche, e che fanno riferimento per la prima volta al diritto all'autodeterminazione, cioè il diritto di essere indio, e in società e culture che comunque non ammettono questa possibilità, questa diversità. E così hanno iniziato a costituirsi le varie federazioni regionali in rappresentanza dei vari popoli indio. Si è creato anche un gruppo di lavoro sulle popolazioni indigene all'interno delle Nazioni Unite. E quindi, scusa Paola, questa è una legge che comunque tutela non soltanto i Mapuche, ma tutti i nativi, diciamo, in generale, certo. In questo senso. Sì, certo. Ancora più importante è la convenzione numero 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che è stata preceduta nel tempo da un'altra convenzione sempre da parte dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro del 1957, che però appunto è stata superata da questa del 1989. E questa convenzione è importantissima, è stata firmata sia dall'Argentina che dal Cile, ratificata da tantissimi membri stati, diciamo, dell'ILO e non dall'Italia, tanto per sottolineare il fatto. E strano, nel senso che non è molto strano, ma comunque rappresenta una gravissima lacuna, considerando che l'Italia ha tantissimi accordi commerciali e interessi economici all'interno del territorio Mapuche,
che ora non è più territorio Mapuche, ma comunque diciamo occupato dagli stati cileno e argentino. Posso dire qualcosa al riguardo? Sì. Perché sai come si sono mossi questi stati, Alviano? Loro hanno detto, noi tutto quello che è territorio Mapuche lo rendiamo demanio statale, e quindi il demanio statale è inalienabile. Solo che con il neoliberismo e con questa mania di privatizzare tutto, hanno cominciato, soprattutto l'Argentina, a vendere anche il territorio demaniale. E così i Mapuche sono stati fregati due volte, perché prima gli hanno detto, ma no, di cosa vi preoccupate? Il demanio non può essere venduto, è territorio dello Stato, voi potete viverci. E dopo si sono messi a venderlo, e così... E tra l'altro molti di questi territori sono stati venduti proprio ad una nota azienda italiana. Ma ecco, io è una cosa che so, perché mi sono informato, praticamente queste loro la chiamavano Compagnia Tierras del Sur, hanno venduto alle multinazionali estere, e in particolare noi dobbiamo dire la Benetton è intervenuta lì. Voi sapete darci qualche notizia particolare di questo? Perché anche ultimamente ci sono degli scontri proprio sul tentativo dei Mapuche di riprendersi un po' con quelle terre. Cosa possiamo dire? Già l'Italia non firma certi trattati, come diceva la Paola, e qui anche con i Benetton che figura stiamo facendo? Diciamo che già dagli anni 2000 la comunità Mapuche a Santa Rosa de Lec è tornata a rivendicare il proprio territorio, attuando una politica di recupero del territorio, la chiamano 625 ettari di quello che era allora il loro, diciamo, parte del potere del loro territorio, e appunto dalla compagnia di Tierras Sud Argentina, come dicevi tu. Le autorità della comunità Mapuche hanno incontrato addirittura anche i Benetton in Italia, e che c'era appunto la famiglia Benetton, il gruppo Benetton si era impegnato a donare dei territori che però i Mapuche hanno ritenuto comunque improduttivi, e soprattutto si sono sentiti, come dire, quasi presi in giro, perché loro rivendicano il diritto a possedere e utilizzare il territorio nel rispetto del territorio stesso, ma di sicuro non avrebbero mai accettato da parte di un multinazionale come il gruppo Benetton dei terreni in donazione. Sì, beh, è una parola che suona un po' falsa, direi. È una roba tua, io ti dono una roba che dovrebbe essere tua anche per dei trattati internazionali, mi sembra una assurdità. Sì. Poi nel 2014 diciamo che il caso è andato in tribunale, e lo Stato ha applicato la legge 26.160, attraverso appunto la quale è stato comunque riconosciuto il possesso e l'utilizzo di questi 625 ettari da parte del Mapuche, e così è stato. Almeno qualche volta succede diciamo anche una soluzione positiva. Nel 2015 c'è stato un altro intervento, sempre di recupero delle terre del territorio nel fondo del LEC, e questa volta il gruppo Benetton si è mosso in maniera diversa. Non si è più esposto direttamente, ma ha diciamo, fatto intervenire un'agenzia internazionale di stampa e di lobby, la Jeffrey Group, avviando una vera e propria campagna mediatica, quindi collegando il Mapuche addirittura a dei gruppi terroristici paramilitari come l'ETA, per esempio, e quindi diciamo che lo Stato, il Ministero della Sicurezza in questo caso, ha accusato in un rapporto interno nel 2016 popoli Mapuche di reati federali, addirittura di atti considerati terroristici, criminali, senza peraltro nessuna prova. Quindi diciamo che questa campagna di mediatica, di attacco contro la cultura Mapuche, ha funzionato e sta funzionando.
Quello che rivendicano i Mapuche, come dice anche l'attivista Facundo Iones Kuala dal carcere, non è solo il diritto a occupare le terre, ma è proprio il diritto anche ad avere uno sviluppo sostenibile di queste terre in funzione di quelle che saranno le generazioni future. E lui dice: non possiamo essere Mapuche con i pozzi petroliferi o con le compagnie minerarie. Quindi, non, come dire, la cultura Mapuche non può convivere insieme a questo sfruttamento della terra da parte delle multinazionali. E uno stato plurinazionale è possibile, dice, continua sempre Facundo, non dipende dal permesso di un dipendente pubblico come il ministro, per esempio, della sicurezza cileno o argentino, è legato a un'esistenza di migliaia di anni prima che comunque precedono di tantissimo l'esistenza dello Stato moderno. E loro insistono che hanno le carte, continua Facundo, che li definiscono proprietari, riferendosi a multinazionali o al gruppo Benetton, per esempio. Ma noi mostriamo il nostro sangue originario, e perché? Perché noi dimostriamo di essere comunque possessori ancestrali di questi posti, di questi terreni. Storia di Facundo. Sì, no, scusa, praticamente i Benetton comunque lì che attività hanno messo in piedi nei terreni, che io so quasi 1 milione di ettari hanno acquistato per circa 50 milioni di dollari. Certo. Sì. Loro hanno sia allevamento di capi di bestiame, sicuramente pecore per la lana, diciamo, con cui vengono poi creati i tessuti esportati in Europa, e anche monoculture, da quello che ho letto. E per di più la Benetton partecipa a una società di sfruttamento minerario come azionista. Tra l'altro lì dobbiamo, perché come nella selvicoltura noi siamo tanto bravi, bravini gli occidentali nei propri paesi, no? Facciamo la selvicoltura naturalistica, facciamo, quando però le nostre società vanno nel terzo mondo, fanno disastri, fanno la selvicoltura di rapina. Allo stesso modo l'attività mineraria in quei paesi non è paragonabile alla nostra attività mineraria. Lì devastano intere montagne, utilizzano l'acqua, portano via l'acqua alle popolazioni per pulire i residui di lavorazione, contaminano il sottosuolo con mercurio, cioè hanno un effetto devastante che noi non possiamo neanche immaginare, perché pensiamo all'attività mineraria come quella che vediamo, quello che rimane nel nostro paese, ma è, nei nostri paesi, ma è completamente diversa. Pensa che la monocultura forestale viene dichiarata dal gruppo Benetton come attività verde e dipinta, diciamo, immaginata come foresta, che, dove prima invece c'era steppa, quindi addirittura quasi come dire, la soddisfazione di aver migliorato la situazione ambientale. Migliorato la situazione ambientale, certo, del posto. Che poi quello che diciamo non solamente la monocultura forestale, ma proprio l'utilizzo dei pesticidi tossici, che rende come dire, non più naturale il terreno, quindi intossicato, inquinato, anche la coltivazione di specie invasive che distruggono comunque altre piante, va a stravolgere completamente l'ambiente del. Tra l'altro in quei paesi, soprattutto Argentina, la cultura, le coltivazioni OGM sono fortemente prevalenti, cioè la stragrande maggioranza delle coltivazioni, essendo del latifondo, sono OGM, disastro da quel lato lì. Voi come la vedete adesso la situazione, la possibilità che questo popolo ha di far valere i propri diritti? Come si sta sviluppando questa situazione? È la storia di Facundo, che è il capo spirituale di un gruppo, del gruppo Mapuche argentino.
Vuoi dire più qualcosa? Beh, di fatto, recentemente in marzo è stato emanata la deciso comunque dal Tribunale Bariloche nella Patagonia Argentina e accolta la richiesta di estradizione in Cile. E per ora l'applicazione della sentenza è stata sospesa in modo da consentire il ricorso alla Corte Suprema di Giustizia da parte dei suoi difensori dell'ONCO. L'estradizione in Cile non è che voglia dire poco o niente, perché in Cile vige ancora una legge antiterrorismo voluta da Pinochet, che è una legge che viola tutti i diritti fondamentali della persona. Giustizia. Sì, perché lì uno può essere accusato da un anonimo senza che l'avvocato difensore possa sapere chi è, cosa ha detto. Testimoni senza volto, ti mettono in carcere in attesa del processo che passano anni e anni. Tra l'altro lui è accusato di terrorismo, penso un po' a te, semplicemente perché ha partecipato a delle manifestazioni, perché è il capo spirituale. E anche detenzione di armi che sono comunque fabbricate in casa, quindi veramente. Sì, difatti, quindi, in realtà non ha ucciso nessuno, non c'è stato niente di cruento. No, lui è accusato di terrorismo perché è uno degli attivisti, lui è il capo spirituale della comunità Mapuche e quindi è in prima fila. Infatti sotto questo aspetto è interessante vedere il discorso finale che lui ha fatto al tribunale. Allora, Gianpietro e Paolo, attenti, adesso abbiamo proprio poco tempo che ci è rimasto. Lo potremmo utilizzare per questo discorso finale, per delle ultime riflessioni. Andate pure avanti. Va bene, allora, Facundo era giudicato in una palestra, in una cittadina dove i Mapuche avevano fatto la manodopera bassa manovalanza perché erano pagati poco o niente. Infatti lui fa dei riferimenti, dopo cita delle persone Mapuche che sono morte e che sono persone che si sono date da fare parecchio per la libertà Mapuche. Allora lui ha detto: qui non c'è terrorismo. Qui c'è un popolo stanco che si difende con quello che ha. Un arsenale di pale, macete, motoseghe e arnesi da lavoro. Siamo gente che lavora. Questi stessi attrezzi hanno costruito questa palestra. Cosa possiamo aspettarci dalla giustizia corrotta di un altro paese? Quando uno percepisce che è la stessa legge della dittatura, del dittatore Pinochet del 1975, è totalmente incostituzionale. Cosa possiamo aspettarci da un paese che non può garantire la giustizia e il giusto processo con i diritti costituzionali? Continuerò ad incitare tutti i miei fratelli Mapuche a sentirsi orgogliosamente Mapuche, che non dimenticano il coraggio di Rafael Nahuel, che seguano il suo cammino. Se io non fossi stato malato, sarei stato lì, dove si trovava Rafael. Non mi importa di essere in prigione per la mia gente. Questo sono quello che ci ha lasciato Cal Fupan. Siamo i loro figli, nipoti, i loro discendenti, e in questa terra continuerà a nascere sangue Mapuche. Questa terra è stata e continuerà ad essere territorio Mapuche. I Mapuche continueranno a organizzarsi politicamente in entrambi i versanti della cordigliera, non importa se sono in prigione o no. Dicono che siamo terroristi, ma noi non lo siamo. E io chiedo, se siamo terroristi, dove sono i morti? I morti sono sempre nella nostra comunità. Se questo non è un processo politico, ditemi che cos'è. Bellissimo, bellissimo. Sì. No, veramente, veramente molto bello, anche quando fa riferimento ai morti che sono tutti da una parte. Appunto. E noi abbiamo quell'ipocrisia
poesia incredibile di rovesciare le cose. Guardate, io adesso siamo proprio in scadenza, io vi ringrazio di tutte le notizie che ci avete dato e anche un po' dell'informazione proprio soprattutto sul carattere di questo popolo, perché io penso che noi come cittadini, io direi europei, ma rimaniamo nel nostro, nell'Italia e nelle nostre regioni, dovremmo, per come si sta muovendo la grande finanza internazionale, i grandi potentati, le grandi multinazionali, io penso che noi dovremmo introiettare un poco di questa capacità di difendere la nostra terra, dove noi siamo nati, dove viviamo, dove ci sono dei beni che sono essenzialmente dei beni naturali, che sono rappresentati dall'acqua, rappresentati dall'aria, rappresentati dal cibo che noi possiamo mangiare, dalla qualità di quel cibo che noi possiamo mangiare, e quindi tenercene cari questi beni, che sono beni comuni, sono beni di una comunità. Abbiamo fatto una bella difesa sul tema dell'acqua pubblica, ma vediamo che cercano in qualche altro modo di ritornare sotto, di riprivatizzare tutto. E noi dovremmo tenerci veramente cari gli stimoli che ci vengono da queste nazioni in belle che hanno veramente un grande amore per la loro terra e la riconoscono un poco come una parte di loro stessi. Io vi ringrazio tantissimo, non so se avete un'ultima riflessione, ma siamo proprio in chiusura. A me piace molto il fatto che sempre Facundo Jonas Kubala faccio riferimento non solo al suo popolo, ma anche a tutti i popoli che, come Mapuche, sono discriminati e considerati più deboli, tra virgolette, ma non lo sono, in realtà si dimostrano molto più forti di noi. Quando anche recentemente, in aprile, sempre in tribunale, dal carcere, diciamo, ha dichiarato che i poveri sono Mapuche, ma sono anche in Palestina. I ricchi sono i proprietari di terreni, gli imprenditori, i proprietari, diciamo, di multinazionali, ma sono anche i sionisti. Noi Mapuche siamo sicuramente diversi, come lo sono anche tanti altri popoli della terra, ma in realtà quello che vogliamo tutti noi, che siamo le parti, tra virgolette, quelle considerate deboli, vogliamo la pace, non vogliamo nient'altro. E questo mi è piaciuto molto. E quindi esorta alla rivoluzione, ma comunque è sempre una rivoluzione pacifica. È un bel parallelismo con il popolo palestinese, dove i morti sono sì, sempre dalla parte palestinese, anche qui. Assolutamente. Come allora, ragazzi. Sì? No, volevo aggiungere solo, come abbiamo visto anche recentemente con l'inizio del Giro d'Italia, che magari consideriamo una manifestazione sportiva che inizia da una città come Gerusalemme, che ha mille valenze simboliche, come diciamo in realtà l'informazione distorta ci mostra sempre solo alcune facce della medaglia, non ci mostra magari i palestinesi che non sono sicuramente considerati dalla parte forte, quindi anche dalla parte dello Stato dell'Italia. Certo, allora ragazzi siamo proprio in chiusura, grazie del vostro intervento e io do un saluto grazie a tutti i nostri ascoltatori e passo la linea a Massimo Bonella, grazie e buonasera. Grazie dunque ad Alveno Appi, Radio Saius TV 19.55, avete toccato lo sport, ecco, sarebbe interessante che anche questi sportivi iniziassero ad avere uno stipendio un po' come tutti quelli che si fanno 12 ore via da casa, che lavorano in ufficio o in campo oppure in fabbrica, in impianto, sulle strade, eccetera, eccetera. Non ho capito perché ci sia questa notevolissima differenza, comunque poi anche questo potrebbe essere motivo di un serio approfondimento. Ma ad ogni modo andiamo
andiamo avanti con gli aggiornamenti. Avevamo parlato in apertura di programma di Pianeta Oggi 20 nel mondo, di un forte temporale che ha colpito Modena, con problemi la nostra regia che è andata in blackout. Fortunatamente mi è appena arrivato un messaggio che tutto è stato ripristinato benissimo, quindi salutiamo anche il nostro regista Ugo Moreno. Naturalmente questa trasmissione è andata in onda con la regia intervenuta d'emergenza di Treviso, che è quella poi centrale con Rosario. Ecco, allora vediamo di capire un po' che previsioni ci sono in arrivo. Allora, dalla Gazzetta di Modena abbiamo: Modena, allerta meteo in arrivo temporali, il tempo peggiorerà e nelle prossime ore sono previste aria fredda e piogge anche in pianura. Allora, rapidamente, l'allerta meteo per temporali e criticità idraulica e idrogeologica, già attiva oggi in Emilia Romagna fino a mezzanotte, prosegue fino alle 24 di domani 9 maggio, con maggiore intensità sulle aree centro-orientali della regione e sulla fascia costiera interessata anche da un'allerta meteo e marino costiera. Nel bollettino diramato oggi dall'ARPA si legge che un afflusso di aria fredda dal nord Europa con forzante con rinforzi durante le ore notturne e mattutine di martedì 9 maggio determineranno temporali sull'intera regione con maggiore intensità nei bacini pianure e costa romagnola, nei bacini e pianure emiliane orientali e sulla costa ferrarese. I fenomeni saranno più concentrati dalle 0 alle 14 locali di domani martedì 9 maggio, fenomeni in attenuazione nelle 48 ore successive. Chiedo lumi alla regia se abbiamo ancora tempo per un'altra notizia. Perfetto, allora dall'estero nucleare, l'accordo sul nucleare iraniano deve essere preservato in quanto funziona, resta il nostro impegno per la sua piena attuazione. Così un portavoce di Bruxelles a poche ore dall'annuncio di Trump sul possibile ritiro USA e dopo una riunione tra rappresentanti Unione Europea e il vice ministro degli esteri di Teheran. L'intesa si basa su fatti e impegni e non sulla fiducia. Ci basiamo su dossier AIEA che spiega che Teheran si è impegnata nel rispetto e nella messa in opera. Sul possibile ritiro USA interviene anche Mosca, dove si dice si creerà una situazione molto seria e il presidente Putin prenderà certe decisioni. Questo è quanto sta succedendo. Un'altra scintilla, penso, più grossa di quella della Corea del Nord. Lì stranamente sono messi tutti d'accordo, così in breve tempo mi domando poi se non ci sono accordi sotto banco. Qui, se questo personaggio Trump, che diciamo sta creando dei problemi con queste decisioni, ebbene, se ci dovesse essere una situazione pericolosa a livello mondiale, lui e i suoi amici, cioè chi lo ha messo lì per capirci, se ne prenderanno tutte le responsabilità. 19.59, chiudiamo qui Pianeta Oggi 20 nel mondo, il nostro approfondimento in studio Massimo Bonella da Pianeta Oggi TV in Venezia. Ringrazio tutti gli ospiti, la regia centrale di Treviso con Rosario Moreno. Vi lascio alla nostra programmazione Saiuz RST, Radio Saiuz TV, la vostra linea diretta con l'informazione. Buonasera a tutti. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Trasmissione condotta da Massimo Bonella e Aviano Appi. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.